ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui, finalmente tornati, e questo, come ogni anno, è un altro dei miei appuntamenti fissi, ovvero, come avete visto dal titolo, il video dei miei regali di Natale. Allora, questo video ve lo porto ogni anno, appunto, come vi ho appena detto, perché è un video che vi piace tantissimo e che molti mi chiedete, quindi eccoci qui. Questo video non è fatto assolutamente per vantarmi in nessun modo, in nessuna forma, ci tengo sempre a precisarlo, perché purtroppo da questi video molte persone possono pensare questo, però non è affatto così, voi lo sapete, per chi mi segue da tanto sa che io non faccio assolutamente queste cose e non è neanche il motivo per cui faccio questo video, lo faccio solamente perché a voi piace e vi piace vederlo e personalmente metto le mani avanti, anche io guardo questi video. Quindi l'unico motivo è questo, ci tengo sempre a precisarlo ed inoltre ho già ringraziato tantissimo tutte le persone che mi hanno fatto dei regali come faccio sempre, quindi ecco, loro lo sanno già e se guarderanno questo video, grazie di nuovo. Quindi detto questo direi che possiamo partire, ci tengo a precisare una sola cosa. Allora, io adesso sto usando per la prima volta per fare un video la mia nuova ring light, che dopo appunto ve ne parlerò, è uno dei regali di Natale e me l'ha regalata il mio ragazzo, però ve la faccio vedere un attimo meglio dopo. Comunque sto usando la ring light e sto cercando di capire qual è la luce giusta da utilizzare, quindi al momento questa mi sembrava una luce abbastanza corretta e carina. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi dovrebbe essere un po' più fredda, un po' più calda, un po' più intensa, meno intensa. Fatemi sapere, a me questa luminosità sembrava giusta e abbastanza carina e abbastanza naturale, quindi a parte vabbè l'ombra qua dietro. Però insomma fatemi sapere che cosa ne pensate, così per i prossimi video appunto la aggiusto, cerco di arrivare a una luminosità giusta perché non avendola mai usata e non avendola mai avuta, non so bene come regolarmi, quindi ecco, fatemi sapere. Comunque, adesso possiamo subito partire. Tra l'altro avevo pensato, l'avevo detto su Instagram, di trasformare la mia vecchia camera, perché come sapete questa è la mia vecchia camera sostanzialmente, perché io dormo al piano di sopra dove ho la scrivania e quindi qui praticamente non ci sto mai se non per cambiarmi o truccarmi, e quindi pensavo di trasformarla in una sorta di studio. Quindi diciamo che questo sfondo, che poi posso intercambiare tutte le volte che voglio perché questo coso delle borse lo posso togliere, insomma, posso un po' modificare, magari ecco la camera la posso far diventare una sorta di mini studio, però vi aggiornerò su Instagram, quindi seguitemi, tutti i miei social qui in descrizione, e adesso partiamo davvero. Allora, il primo regalo che vi mostro è anche quello che è nell'immagine di copertina, ovvero il mio nuovo iPad. Allora, ci tengo a precisare che questo è stato un regalo un po' da tutta la famiglia, principalmente da quella parte di mio babbo, quindi dai miei genitori, da un po' la famiglia, ho contribuito anche io a comprarmelo praticamente, quindi l'abbiamo preso un po' tutti insieme e sono riuscita appunto a prendermelo per Natale, sia l'iPad che l'Apple Pencil. L'iPad è un iPad Pro 2020 da 256 giga, l'ho preso grigio siderale, poi dopo ve lo faccio vedere, e ho preso anche l'Apple Pencil di seconda generazione perché la mia di prima non era compatibile con questo ovviamente, e quindi ho dovuto prendere anche questa. Ci ho fatto fare l'incisione su entrambi, poi sull'iPad uscirà proprio tutto un video dedicato, quindi vedrete tutto meglio in dettaglio, però insomma ho preso la penna e l'iPad. Ci ho fatto fare l'incisione, qui c'è scritto il mio nome e qui ci ho fatto scrivere Megan's iPad Pro. Le cose poi piano piano me le metto qua di lato perché le ho tutte qui in terra, quindi piano piano le metterò di qua. E poi ovviamente non sono potuti mancare gli accessori. Allora, anzitutto ho preso il vetro e la custodia, che quando vi faccio vedere l'iPad appunto ve li faccio vedere, però il vetro è quello tipo paper-like che sembra la carta e la custodia è una custodia gialla. Allora, per le cose dell'iPad io in descrizione ho un link di Amazon, in quel link io ci ho inserito delle cose dell'iPad che io ho preso, tra cui queste cose precise perché le ho prese da Amazon e poi anche altre cose che adesso vi farò vedere, però io queste cose specifico le ho prese da AliExpress. Siccome appunto non riesco a mettere insieme tutti i link perché ho preso un sacco di cose, alcune ci sono simili su Amazon e quindi le ho messe nella lista. Ovviamente su Amazon costano di più ma vi arrivano prima, su AliExpress costano meno però vi arrivano dopo un bel po'. Quindi quello sta a voi decidere, però io ho deciso comunque di lasciare le cose che io ho preso per referenza. Quindi diciamo che ne so, se ho preso la custodia per la penna, io l'ho presa da AliExpress, però c'è uguale su Amazon e ve l'ho messa per referenza. Quindi trovate tutto lì. Però cover e vetro l'ho presi da Amazon perché almeno mi arrivavano subito e andavo sul sicuro. Poi ho preso questo borsellino della Milk Joy, c'è anche la sua etichetta con l'orsetto rosa ovviamente. Ed è fatto così e l'avevo preso per appunto tutti i miei accessori dell'iPad perché ne ho presi veramente tanti. Quindi quando mi arriveranno tutti, perché purtroppo non mi sono arrivati tutti, andranno qua dentro. Alcuni di quelli che mi sono arrivati sono anzitutto questi stickers che erano in due, cioè era un'inserzione però ne mandavano due sheet.
e sono fatti così con l'orsettino sempre della Milkjoy, e in questo ne mancano due perché li ho già attaccati sulla cover e li ho presi proprio da attaccare sulla cover dell'iPad, e ne ho attaccati solo due. Gli altri che mi avanzano li attacco su un'altra cover che mi deve arrivare da AliExpress, che è una cover con la tastiera. Ho preso questo che è praticamente un portapenna, cioè voi lo tenete così e qua ci va l'Apple Pencil e la tiene dritta. Di Shoki, cioè è troppo bello. L'avevo trovata con l'orsetto della Lime Friends, però poi dopo ricercando ho trovato Shuki e quindi ho detto lui. Ed eccolo qua, super carino. Sempre a tema Apple Pencil ho preso la Custodia, ne ho prese due in realtà, però me ne è arrivata una sola per ora, che è fatta così, è grigia, cioè è fatta così, non la vedete, ve la faccio vedere quando vi faccio vedere l'iPad, però è una Custodia grigia fatta a gattino. Ho preso queste tip qui per la penna, ora non si capisce niente, però anche qui le vedete addosso la penna tra 10 secondi. Però sono delle tip per la penna perché il vetro paperlack tende a rovinare la punta della Apple Pencil, e quindi siccome appunto ho sentito molte persone che hanno avuto questi problemi, perché io nel mio vecchio iPad lo so sono un mostro, però non avevo il vetro, non ho mai avuto problemi, e la mia Apple Pencil di prima generazione ha tipo 4 anni e non ho mai dovuto cambiare la punta. Però dato che molte persone con un vetro paperlack hanno sperimentato il consumo della punta, ho preso queste tip per proteggerla e costava una cosa come 70 centesimi. Ho preso questa custodia per metterci dentro l'iPad, che sarebbe una custodia per laptop, così, della Simil Line Friend, ovviamente non è originale, però così. E insieme a questo c'era anche questa borsettina qui per tipo 2 euro in più, ho detto che fai, te ne privi, quindi ho preso anche questa. Qui dentro ci metterò le cose della Ring Light, perché ora vi spiego, e quindi la userò per questo motivo, e invece ovviamente questo l'ho preso per tenerci l'iPad. Allora, ecco qui il mio iPad, l'ho preso da 13 pollici, perché io avevo già l'iPad del 2015 da 13 pollici, mi trovo molto bene, e non volevo tornare a una dimensione piccola, perché mi torna molto bene questa qui grande. Quindi l'ho ripreso così, ci ho attaccato come vi ho detto gli stickers, questa è la cover che ho scelto, questa è l'Apple Pencil, la cover è fatta così, grigia, e questa è la tip che vi dicevo, rosa, che protegge la punta. Poi ripeto, tutte queste cose le vedrete molto molto meglio nel video che ho fatto dedicato all'iPad. Poi sicuramente farò un altro video dove vi farò vedere un po' il cosa c'è nel mio iPad praticamente, e in più ci metterò anche gli accessori che mi mancano. Mi mancano diverse cosine che purtroppo da AliExpress non mi sono ancora arrivate, e quindi aspetterò, quindi quando mi arriveranno poi uscirà questo video con gli accessori più il cosa c'è nel mio iPad. Ah, e poi scusate, me l'ero dimenticata, ho preso anche questa cover, però questa me la sono comprata io a parte su Amazon, che è una cover sempre per l'Apple Pencil, però è fatta proprio a penna, cioè voi fate così e poi esce la penna e così va dentro, però è troppo bella e la cercavo da un sacco ma non la trovavo, quindi quando l'ho trovata ero troppo felice e me la sono presa. Anche questa link in descrizione nella mia lista Amazon. Poi allora, andando avanti, durante tutto questo video vi ho detto la Ring Light, la Ring Light, la Ring Light. Il mio ragazzo sapeva che volevo la Ring Light da un botto di tempo, perché sa che diciamo facevo fatica a fare il video il giorno, il pomeriggio, e magari la sera avevo tempo, non li potevo mai fare perché la luce faceva schifo, e quindi lui mi ha regalato questa bellissima Ring Light. Non ve la posso far vedere così perché la sto usando adesso, però ora vi faccio passare una piccola clip dove si vede e la luce la vedete adesso, poi tanto ve la farò vedere spesso su Instagram perché ci fa angorlo troppo, è troppo bella. E tra l'altro la cosa bella di questa Ring Light è che aveva anche i telecomandi, ovvero questo telecomando che mi serve per azionare e stoppare i video, che vabbè, per i video è comodo fino a un certo punto perché alla fine lo editi via, però è perfetto per le foto, infatti non vedo l'ora di fare le foto a tutti gli outfit e le cose tipo per i video o anche per i post, quindi questo è perfetto. E poi invece questo è il telecomando per regolare la luce, il calore, tutte quelle cose lì, è collegato direttamente alla luce, così io da qua la posso modificare senza dover andare direttamente dietro alle manopoline e posso vederlo direttamente. Ed è super super comoda e l'ho ringraziato tantissimo, ho tipo urlato quando l'ho aperta perché ero troppo contenta. Quindi grazie Dani, questa Ring Light è perfetta. E questi telecomandini, siccome mi conosco, andranno a giro da tutte le parti, li terrò qua dentro così almeno so che sono qui e si abbina al mio iPad. Allora, adesso andrò un po' a caso perché appunto tutte le cose qui sono un po' divise per categoria, però andiamo a caso. Ah, è preciso che quando dico mia mamma intendo i miei genitori, però siccome principalmente le cose poi le compra mia mamma alla fine, le cerca lei, quindi diciamo quando dico mia mamma è sottinteso i miei genitori. Comunque questa tazzina super carina a cuoricino rosa con i cuoricini dorati, fatto così per il caffè. Poi allora vi faccio vedere questa cosa perché ce l'ho subito sul letto, almeno non me la dimentico. Mia nonna mi ha preso questo specchio che lo volevo da un bel po' di tempo, ce l'avevo anche nella lista, diciamo wishlist di Amazon, ed è uno specchio che praticamente ha tutte queste facce zoomate più si illumina nel mezzo, ed è fatto così. Ovviamente l'ho preso rosa, ora spero non faccia troppo riflesso, però ecco vedete si apre in questo modo, qui ci sono gli zoom per 3, per 2, qui c'è la faccia normale, qui normale, poi cliccate qua
e si accende, fa un'altra sorta di ring light ed è super comodo appunto per quando uno si trucca. Poi mia mamma mi ha comprato questa cosa che io non pensavo minimamente, perché gliel'avevo detto così proprio superficialmente perché oggettivamente mi piaceva molto, però non avrei mai pensato perché comunque costa un pochino, ed è questo set della Estée Lauder, ed è questo set qua natalizio che ha un sacco di cose dentro, ve lo faccio vedere. Allora, anzitutto parliamo di quanto è bello questo bauletto rosso. Rispetto a come si vede in fotocamera è leggermente più scuro, sembra un pochino più acceso, però è super morbido di velluto e questo fiocco davanti è bellissimo. E poi all'interno ha un sacco di cose. Spero di non fare un danno che mi cada tutto, però non dovrebbe cadere niente. Allora, ci sono tutte queste cose all'interno. Allora, queste sono tre palette. Questa è la palette viso, occhi, occhi. Questo è un lucida labbra, questi sono due rossetti, uno nude e uno rosso. Questo è un cleanser per gli occhi, quello bifasico. Mascara, questa è una cremina anti-age che appunto non userò, quindi darò a mia mamma. Siero della Estée Lauder, uno di quelli più famosi. La cremina sempre della stessa linea. E cioè, sono veramente assurdi. Ora vi faccio vedere dalla scatola come sono le palette dentro, perché altrimenti questo video è infinito perché è già lungo. Comunque le cose dentro ve le faccio vedere un po' meglio, sono così, queste sono le palette, i rossetti, eccetera. Poi, rimanendo sempre in tema make-up, skincare, eccetera, i genitori del mio ragazzo mi hanno fatto questo bellissimo set della Yves Rocher, che loro sanno che io adoro la Yves Rocher, e lo sapete anche voi perché nella mia skincare ci sono tantissime cose della Yves Rocher. Però allora c'è questo spray per il corpo al mango e sempre al mango questo sapone per le mani, che io adoro il mango, è tipo il mio frutto preferito. Poi questo è un ricambio per il sapone per le mani, che è ai frutti rossi. Poi saponetta per le mani al mango, burro cacao al mango, questo è buonissimo, poi è super arancione, però addosso non si vede, quindi top. Cremina per le mani sempre al mango e poi infine, per cambiare gusto, mi hanno messo il bagnoschiuma e la crema corpo al cocco e sono buonissimi, non vedo l'ora di usarli. Adesso cambiamo un attimo traccia e parliamo un attimo di vestiti. Allora, mi è stato regalato questo maglioncino super glitteroso con i cuori della Tezenis, super carino ed è molto bello e molto caldo. Ed è fatto così, ha tutte le paillette qui sulle maniche, poi dietro no. Poi, sempre della Tezenis, ci sono queste bellissime ciabattine da casa che io, a me non piace molto stare con i calzini, cioè a me piacciono o i calzettoni tipo ciabatte o le ciabatte di questo tipo che non si levano dal piede, non quelle tipo a pantofola per capirci, e mi piacciono troppo fatte così. E queste sono troppo belline, di topolino, quindi top. Mia mamma mi ha preso questo maglioncino azzurrino così stretto e corto, perché io ho tutti i maglioni larghi e lunghi e mi mancavano tutti quelli stretti, come avete visto anche dagli haul di Shein, e questo è super bellino. E insieme a questo mi ci ha messo questa gonna fatta in questo modo, che non so se si capisce, però è fatta così di lana, è anche pesantina, però è super carina a vita alta. Però non so di che marca siano queste cose onestamente. Invece quelle che vi faccio vedere ora sono tutte di Tezenis. Allora, questo body super ganzo con sono tipo dei volti disegnati, non so se si capisce, col colletto alto, super bello, da mettere insieme a questo top. Ora ci sono glitter ovunque, perché mia mamma ha usato un nastro super glitteroso che ha perso il brillantino ovunque, quindi tutta la roba è sommersa dei glitter. Comunque, questo top è da metterci insieme. E poi per il sotto ho questi calzoncini con delle calze corti di pelle, super carini e molto belli, sempre a vita alta. Oppure questi pantaloni di pelle, fatti così, che sono appunto dei semplici pantaloni di pelle, però hanno questa stringa qui laterale. Ah, e poi qui c'è un cavo che sarebbe il cavo dello specchio, perché la luce va o con le pile o con la carica. Io ora ci ho messo le pile per comodità, però potete anche caricarlo. E comunque, se vi interessa lo specchio, anche quello lo trovate nella lista Amazon qua sotto. Le mie amiche mi hanno regalato un addobbo per l'albero che mi sono completamente scordata di portare di sotto. Mi ero anche detta di prenderlo, però vi faccio passare una foto qui di com'è sull'albero perché gli avevo fatto la foto. E poi un'altra mia amica mi ha regalato questo quaderno fatto così, super bello, a quadretti della marca TP Studio, e insieme anche questa penna che ora non è, ecco, perché l'avevo già usata e l'avevo rimessa solo nella scatola per il video, fatta così, ed è una penna blu. Poi un'altra mia amica mi ha regalato questo quaderno che avevo visto le pubblicità, è una figata assurda. Praticamente è un quaderno con le pagine di plastica, non so se si capisce. Cioè, sono pagine plastificate in modo tale che voi ci potete scrivere con le penne cancelline che erano dentro queste. Sono due penne cancelline. E c'erano anche dei segnapagina insieme, bellissimi. E praticamente in questo quaderno voi potete cancellare perfettamente o con il calore o con questo, comunque con la gomma, e vengono via le cose perfettamente e non rimane il segno come in un quaderno di carta.
Ed è bellissimo, io ho visto le pubblicità, lo volevo anche comprare, però me l'hanno regalato, quindi adoro. Tornando in ambito tecnologia, due giochini per la Switch. Questo mi è arrivato da mia cugina, ed è un gioco di Pokémon che tra l'altro è del 2017, non pensavo fosse così vecchio, non ho neanche mai visto le pubblicità, non so come mai. Però me l'ha inviato tramite Amazon. Mi ha detto anche che mi ha preso un'altra cosa, solamente che non mi è ancora arrivata. Quindi o vi aggiungo una clip adesso, se prima di caricare questo video mi è arrivata, altrimenti ve lo farò vedere su Instagram. Poi invece mia nonna mi ha preso questo qua, ovvero Super Mario 3D All Stars, che ci sono i tre giochi di Super Mario, diciamo, più famosi, ovvero Super Mario 64, Super Mario Sunshine, che io non avevo mai sentito, detto onestamente, e Super Mario Galaxy. E quindi questi due giochi. Tra l'altro nel 2021 escono un paio di giochi bellissimi su cui ho già messo gli occhi, quindi non vedo l'ora. E adesso ritorniamo un po' nell'ambito beauty. Allora, mia zia mi ha preso questi prodotti di skincare coreana che io volevo da un sacco di tempo. Se vi ricordate, io avevo preso quel libro della skincare coreana, perché il libro è praticamente organizzato che ci sono tutti i passi della skincare, come si fanno, perché vanno fatti, poi alla fine consiglia dei prodotti. E io me li ero segnati alcuni che mi potevano servire e lei me ne ha presi tutti e quattro, quindi adoro. Allora, ve li faccio vedere. Allora, anzitutto questo oil cleanser della Clarins, perché l'oil cleansing per togliere il trucco è fondamentale da fare prima della detersione, cioè voi lo usate per sciogliere proprio il trucco e poi la detersione per togliere gli ultimi eccessi. Sempre della Clarins, questo che è un esfoliante che avevo finito, il mio esfoliante l'avevo finito praticamente, ed è fatto così. Anche di questi ci dovrei aver messo i link nella lista Amazon. Se non è così e vi interessano, me lo dite così li aggiungo. Però questo è un esfoliante naturale, dovrebbe essere allo zucchero se non sbaglio. Esatto, Gentle Black Sugar Scrub, che è appunto l'esfoliante per il viso. Poi, allora, queste due che sono due cose che non ho mai avuto nella mia skincare routine, però che volevo provare, ovvero l'essenza e la crema solare. La crema solare ho preso questa qui di I'm Pure Perfect Chica. E praticamente la crema solare è uno dei passi fondamentali, però io non l'ho mai avuta perché quelle che si trovano qua sono tutte di quella consistenza di crema solare pesante. Invece questa ha una consistenza tipo crema idratante, per capirci, ed è perfetta. Notifica. Ed è perfetta, non vedo l'ora di usarla. E poi questa essenza che praticamente si chiama Snail Bee High Content Essence, e perché contiene la bava di lumaca, però non vi preoccupate, non è l'ingrediente principale. E niente, è fatta così, sono tutti prodotti coreani, sono tutti scritti in coreano, è bellissimo. Mi interessava provarla e ho preso questa perché la consigliava il libro, non per altri motivi. E adesso veniamo alle ultime cose che sono in questa scatola. Allora, anzitutto mia mamma mi ha preso questo kit per il viso tutto basato al carbone, che contiene un gel detergente al carbone, una saponetta tipo quella per le mani al carbone e una maschera. E sono tutti prodotti naturali. Poi sempre mia mamma mi ha preso questa borsa, che praticamente è tipo quelle, le tote bag, quelle di... come si dice, tipo di cotone, ecco, però è di plastica, nel senso quella riutilizzabile, ecco, per capirci, e me l'ha presa per quando, perché ne volevo una e magari per quando e se si rientrerà all'università, magari mi può far comodo da portare dietro, perché delle volte ho, magari, che ne so, devo comprare delle cose, tipo le dispense, robe così, e non mi ci stanno nello zaino, e quindi questa fa sempre comodo da avere, oppure non lo so, se mi devo portare da mangiare, invece che portare il bricchetto in mano, lo metto qua dentro, che è anche carina. Mi ha preso questa agendina del 2021, che praticamente ogni pagina è un giorno e probabilmente quello che farò è di scriverci praticamente tipo una frase motivazionale ogni giorno, perché è fatta proprio così, come tipo quei calendari da strappare, no? Però appunto non essendoci tantissimo spazio ed è fatta tipo qui c'è scritto ogni volta qual è il tuo mood today, bello questo italiano inglese mescolato, però insomma penso di scriverci tipo una frase ogni giorno quando inizia appunto il nuovo anno, quindi idea super carina. Poi mi ha preso questa che praticamente è una borsetta fatta così di plastica, super carina, che sembra tipo una valigia, e dentro è fatta in questo modo, c'è la tracolla ed è fatta così e secondo me è super originale e super carina. Fatta in questo modo, ovviamente rosa. Questo che è stato bellissimo è un caricatore, un power bank portatile fatto a Carlino, perché per chi non lo sapesse io ho la Tiffany che è un Carlino e questo caricatore è super bellino, cioè non vedo l'ora di usarlo per caricare il telefono da portare via, che almeno è un po' diverso dal solito caricatore. Mi ha preso il profumo nuovo di Ariana Grande che lo volevo un sacco e ci tengo a precisare che lei questo me l'ha preso un bel po' di tempo fa, cioè la maggior parte di queste cose mi sono state comprate o molto tempo prima, perché mia mamma, noi ci piace tanto il Natale, quindi mia mamma si prepara sempre molto prima, quindi o sono state prese molto prima o comunque nelle vicinanze del mio comune o sono state ordinate online, quindi non vi preoccupate, però ci tenevo a specificarlo. Comunque questo profumo, che è quello nuovo di Ariana Grande, il Rem, che è
fatto così. Questa è la dimensione, quella più grande, e cioè è bellissimo. Le fa dei profumi che oltre che buoni sono anche veramente stupendi. Poi questo si leva così, ma sono veramente bellissimi ogni volta. E poi infatti, a riprova del fatto che me l'ha preso un bel po' di tempo fa, infatti insieme al profumo c'era l'omaggio, che è praticamente questa lucina. Infatti ora non dovrebbero darla nemmeno più, che è praticamente questa lucina che è fatta, come vedete, da astronauta. Si attacca al computer tramite USB e fa la lucina, ed è super bellina. E la davano appunto i primi tempi che era uscito il profumo. Ora non so se la danno più, però era insieme a quello. Le ultime tre cose sono di make up. La prima è questo qua, che penso l'abbia preso tra l'altro per il supermercato, ecco, perché si trovano anche al supermercato, della L'Oreal, dove c'è questa pochette e dentro c'è una palettina fatta così, che è bellissima e super sbrilluccicosa, e mi ricorda molto quelle di Huda, e dentro è fatta in questo modo. Questi sono i colori, molto belli, e non vedo l'ora di provare anche questa. Sicuramente tipo questo è bellissimo come illuminante. Poi mi ha preso questo set di Diego Dalla Palma, che io ho sempre pensato che fosse Diego Della Palma, però vabbè. E all'interno c'è questa matita occhi nera, che cioè è tipo il doppio di lunghezza di una matita normale. E idem vale per questo mascara che ho addosso adesso. Cioè, guardate quanto è grosso questo mascara. Cioè, è letteralmente il doppio di uno normale, l'ho messo a confronto prima. Però lo scovolino, diciamo, è il classico scovolino, nel senso non è più grande, perché altrimenti mi caverei un occhio. Però è veramente enorme. Però è bellissimo, l'ho messo adesso, e fa delle ciglia super lunghe e voluminose. Ve lo consiglio se avete l'occasione. Come ultimo regalo che avevamo ordinato da Sephora, questo era una delle poche cose che sapevo, a parte, vabbè, l'iPad, perché lo volevo da tantissimo, e è bellissimo perché io adoro la Tarte, l'ho sempre vista a tutti i beauty guru, ma qui in Italia è introvabile e c'è solo praticamente da Sephora online, perché anche in store non ho mai visto granché, perché tutti i youtuber usavano sempre queste palette, a me piacevano un botto. Queste sono come sono dentro. Tra l'altro ho utilizzato questa e quale? E questa qua oggi, sto lavorando sugli occhi, e sono bellissime, super pigmentate, poi hanno un profumo di dolce che è un qualcosa di buonissimo, bellissimo e buonissimo. E quindi nulla, sono queste palette, sono anche belline perché sono piccoline e compatte. E ecco, questa è l'ultima cosa, ora vi faccio vedere una, quella qui per esempio una. Quindi, allora, questo era il video dei miei regali di Natale, e spero che anche se un po' lungo vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere, per quanto riguarda la luce della ring light, se modificare qualcosa oppure no. Fatemi sapere nei commenti che cosa voi avete ricevuto per Natale e come avete passato quest'anno il Natale, anche se è stata una situazione un po' più difficile del solito, un po' diversa per altri motivi. Quindi insomma, raccontatemi un po' che cosa avete fatto questo Natale e che cosa avete ricevuto. Mettete like al video, commentate e fatemi sapere tutte queste cose. Tutti i miei social li trovate come al solito qua in descrizione, assieme alla lista Amazon, dove potete trovare alcune delle cose che vi ho mostrato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!